Siamo nati nel 1987 da un'intuizione di un imprenditore locale, il professor Roccia, che ha iniziato costruendo 5 buche, poi si sono ampliate a 9, che sono diventate poi 18 in un secondo momento. È un circolo di medio livello, qui sono state già fatte delle competizioni importanti come l'Alps Tour per 3-4 anni di seguito. Abbiamo una squadra manutenzione che si occupa di tutto quanto riguarda il tappeto erboso e le alberature. Siamo 6 persone, compreso il sottoscritto. Sui green, in cui cerchiamo di concentrare il massimo sforzo, vengono utilizzate varie tecniche per cercare di accontentare le richieste dei giocatori e le richieste dell'erba stessa, nel senso dal punto di vista agronomico. Per quanto riguarda le fertilizzazioni, ci appoggiamo anche a tempo verde, soprattutto per quanto riguarda i fertilizzanti da green e i fertilizzanti da fairway. Qui abbiamo il risultato dell'ultima fertilizzazione che abbiamo fatto sui green con il prodotto GP Premium 10 giorni fa, e c'è un bel colore, una bella risposta al prodotto dato. Durante l'anno facciamo anche interventi chiaramente di carotatura, di chiodatura. Usiamo gli agenti umettanti, anche qui presi da tempo verde, per non avere poi problemi di dry spot durante la stagione estiva. La figura greenkeeper è fondamentale perché serve da coordinamento a tutti quei fattori che possono dare un buon risultato nella gestione delle aree verdi. Qui, ad esempio, abbiamo alle nostre spalle un fairway che è l'area di dimensioni maggiori all'interno di un campo da golf, copre circa 10-12 ettari per 18 buche. La gestione, ad esempio, di un fairway è resa sempre più difficile, tanto dalle nuove regole che si sono portate avanti con PAN nazionale, che hanno dato dei paletti ben precisi da non oltrepassare con l'utilizzo di fitofarmaci. Questo è possibile farlo se si adottano tutta una serie di tecniche agronomiche il più possibile naturali, che però difendono anche lo stato sanitario dell'erba. Questo può avvenire solo con, appunto, tecnica, professionalità e l'impiego di prodotti che, ad esempio, Tempo Verde ci mette a disposizione, che tutto insieme questi fattori danno poi un risultato. Noi qui alla Magrita ci stiamo impegnando in modo particolare negli ultimi anni, anche grazie ai nostri partner commerciali come Tempo Verde. Ci stiamo impegnando dal punto di vista professionale per dare un campo il più possibile naturale e che sia però ben giocato, ben voluto da chi viene a trovarci.